Buongiorno a tutti. Una delle domande che tornano sempre più spesso in questi giorni è quali sono state e quali saranno le conseguenze psicologiche sulla popolazione italiana dopo il periodo che abbiamo attraversato, il periodo di lockdown con tutto quello che è successo. Per discuterne a fondo siamo collegati con una psicologa e uno psichiatra, Silvia Salese, psicologa. Buongiorno Silvia. Buongiorno Massimo. E Paolo Fanni, psichiatra e psicoterapeuta. Buongiorno Paolo. Buongiorno Massimo. Dunque, voi siete gli iniziatori, avete fatto un'iniziativa e avete scritto un comunicato congiunto che avete pubblicato e al quale, se ho ben capito, hanno già aderito quasi 500 fra psicologi, psichiatri e psicoterapeuti. Il comunicato si propone proprio di analizzare quello che voi descrivete come le gravi condizioni psicologiche che la natura e la gestione del lockdown hanno comportato nelle diverse fasce della popolazione. Allora, per chi fosse interessato, intanto potete trovare il comunicato intero sul sito comunicatopsi.org, molto semplicemente, questo è il link a cui potete recuperarlo. Silvia, vuole introdurci lei come è nato questo comunicato? Qual è la sua storia? Molto volentieri. Allora, è nato da uno stato di esasperazione da parte di noi psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, nel senso che più che di esasperazione, di grossa preoccupazione riguardo allo stato psicologico della popolazione e di vari tipi di problemi e di allarmi che sono in realtà già partiti, quindi che già si manifestano, ma che si potrebbero certamente aggravare se non si fa qualcosa in concreto ed in fretta. In pratica noi abbiamo vissuto il lockdown come tutti quanti e nel frattempo ci siamo sentiti tra di noi, quindi ci siamo detti molto umanamente, molto semplicemente: ok, noi vediamo da professionisti del settore che le cose non vanno, che facciamo? Continuiamo a stare seduti in poltrona e a disperarci insieme a tutti quanti? Quelli che mettono le pezze sui problemi e quindi si limitano ad ascoltare i problemi delle persone e non fanno nulla, allora ci siamo risposti no. Io, Paolo e l'altra persona, psicologo, anche lui clinico, Luca Bertolotti, con il quale ci siamo sentiti, e fra l'altro ci siamo sentiti molto brevemente perché abbiamo anche scoperto che quando si ha una preoccupazione vera, comune, non c'è bisogno di fare tante parole, la cosa si risolve molto in fretta. Ci siamo sentiti brevemente ed abbiamo iniziato a scrivere a sei mani questo comunicato. In realtà crediamo di non aver fatto niente di particolare se non aver dato voce ad un allarme comune. Se non l'avessimo fatto noi, probabilmente l'avrebbe fatto da qui a breve qualcun altro. Abbiamo pubblicato questo comunicato su internet e forti della questione che l'unione faccia la forza, perché questo è anche uno dei messaggi che la psicologia e la psichiatria portano, è inerente alle nostre professioni, abbiamo detto, beh, cerchiamo di vedere se ci sono altri professionisti come noi che si possano associare a questa voce. Ok, allora il vostro comunicato avete diviso in tre aree il vostro lavoro di analisi, cioè voi avete preso nella prima parte, la parte 1, ci cioè avete analizzato i danni psicologici conseguenti al lockdown e alla sua gestione. Nella parte 2, i pericoli di una comunicazione contraddittoria e fondata sulla paura. E nella parte 3, preoccupazione sulle conseguenze di una ripresa non sistematicamente ragionata. Questa è la parte analitica, poi avete fatto la parte delle vostre proposte. Allora io comincerei da Paolo per commentare la prima parte del lavoro, cioè l'analisi dei danni psicologici. Voi avete elencato nel comunicato sei o sette voci che sono isolamento, sintomi depressivi, violenza e aggressività, senso di incoerenza, controllo individuale e sociale, overdose tecnologica, sviluppo e crescita dei minori compromessi. Vuoi parlarcene un po' più a fondo?
Allora, per quanto riguarda, è come se fossero state messe tutte insieme, fossero stati messi tutti insieme gli inneschi per le principali derive psicopatologiche. L'isolamento, essendo l'uomo un essere comunque intrinsecamente relazionale, produce sempre dei danni. L'isolamento delle piccole etnie, l'isolamento individuale, allontana l'uomo dall'abbraccio, allontana l'uomo dagli affetti. Allontana l'uomo comunque dalle cose che sono importanti per la sua vita, per cui ha da sempre rappresentato, e a livello psichico e a livello anche somatico, delle conseguenze importantissime. Per quanto riguarda il punto che mi sembra più dolente, riguarda, last but not least, le condizioni dei minori. Siamo sempre stati portati a studiare un percorso psicopedagogico vantaggioso per i bambini, a capire quello che serve ai bambini per riuscire a crescere armonicamente e fare la loro esperienza all'interno del mondo e farsi la propria idea del mondo. Ci siamo trovati drammaticamente, senza spiegazioni, a trovarci il the world upside down, il mondo sottosopra, nel senso che i bambini fanno la propria esperienza del mondo e della vita attraverso la conoscenza, attraverso il contatto, attraverso le mani sporche degli altri bambini. Non solo, ma fanno esperienza del mondo attraverso la realtà che gli viene raccontata dai propri genitori. E ci troviamo spesso di fronte a genitori che la realtà non la comprendono più, per cui pensare che i bambini di questo possano beneficiare in qualche modo è assolutamente grottesco. Peraltro, addirittura sono usciti dei comunicati da parte dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definiva come utile l'utilizzo dei videogiochi per i bambini per riuscire a fargli passare tranquillamente il periodo di isolazione del lockdown. Questa è una cosa gravissima, anche in considerazione del fatto che negli anni passati l'OMS ci aveva sempre avvisato su come proteggere i minori dall'utilizzo di internet, dall'abuso, dalle luci blu e da altri connotati che comunque potevano allontanarli da una percezione corretta della loro creazione della realtà. Io penso che il primo punto di cui ci dovremmo preoccupare sono i minori, perché sono quelli che hanno la maggiore vulnerabilità e hanno le maggiori difficoltà. Certamente, tornerei poi ancora alla fine sull'argomento dei bambini e della ripresa della scuola, perché lì secondo me andiamo incontro a un vero e proprio disastro se qualcuno non fa qualcosa molto in fretta. Silvia, punto numero 2, enfasi sui valori assoluti e numeri aumentati sui giornali senza contestualizzazione e senza dimostrazione della loro veridicità, specie riguardo al numero di contagi e morti attribuibili al virus, ma non comprovati come tali. Praticamente il vero argomento qui è la comunicazione, a parte il numero dei morti sul quale abbiamo discusso all'infinito, sulla impossibilità di poterli verificare, ma la comunicazione, voi scrivete giustamente, medici e virologi hanno comunicato in maniera allarmante e con dati pilota non sempre attendibili, senza alcuna sensibilità sul versante psicologico, e senza precisare, soprattutto aggiungo io, il valore ipotetico delle affermazioni, date le incertezze scientifiche in merito. E avete aggiunto, scusate, finisco perché sono frasi veramente belle e importanti. La comunicazione non è stata né sobria né chiara, assumendo spesso connotazioni più simili a quelle di un salotto televisivo o, sul versante opposto, veicolando un'idea di scienza dogmatica e riduzionista ben lontana dalla complessità degli elementi in gioco. E, quarto punto, il metodo di ricerca scientifico presentato è un decadente scientismo, attraverso il quale viene imposto all'opinione pubblica la mitologica idea di scienza in grado di offrire soluzioni matematiche e risposte a tutto, piuttosto che riconoscerne con onestà intellettuale i reali limiti e le incertezze. Silvia. Purtroppo siamo in uno stato che ha generato una comunicazione assolutamente patologica. Io vorrei che fosse molto chiaro una cosa che forse i più non conoscono, e che per noi, per stare in salute, abbiamo bisogno che il mondo attorno a noi ci sia comprensibile, gestibile
e che abbia per noi dei significati. Questi sono dei principi del senso di coerenza della salutogenesi. La salutogenesi è lo studio dei fattori che determinano la salute. Allora, non c'è stato nulla di comprensibile né di digestibile e nemmeno con un significato chiaro. Abbiamo avuto delle notizie sui giornali, muore di Covid a 30 anni, è la vittima più giovane. Poi sotto vai a leggere che questa persona, poverino, era in coma da vari anni ed era stato sparato accidentalmente da un suo collega. Ma non si fa così. Cioè, questa è una comunicazione che ha alimentato delle paure, il terrore della morte, il terrore della morte, della morte, il terrore degli altri, perché si sono sviluppati tutta una serie di timori legati al contatto con gli altri, gli untori. No? Quelli che ti possono portare il virus. Addirittura Massimo è successo a persone sane mentalmente che parlare al telefono con una persona che aveva l'influenza si sentivano in pericolo e quindi hanno fatto telefonate più brevi. Cioè, ma vedete, queste sciocchezze ce le fa fare solo uno stato alterato di coscienza e quello che ha alterato la nostra coscienza è esattamente la paura. Ma non è solamente questo. Ci sono stati, cioè chi ti diceva qualche cosa di diverso, e parlo di ricercatori, virologi, medici e tutto quello che vogliamo, indipendenti, è stato sottoposto ad una gogna mediatica. Debunking, prese in giro, qua, ed è alimentata, si è alimentata anche tra professionisti il timore di pensarla quasi, cioè di pensarla, ma neanche di pensarla, di prendere dei dati e almeno farsi delle domande, no? Cioè, se io mi faccio una domanda su quello che sta accadendo, che mi dice il mainstream, sono immediatamente complottista, cospirazionista, qui, là, su e giù. Pensiamo alla questione, ad esempio, sui vaccini, no? Che è stata, cioè, non siamo qui a parlarne perché non è il nostro argomento, però, cioè, si sta creando qualcosa di veramente vergognoso. Io se mangiavo le banane fino all'altro ieri che provenivano da una certa piantagione, questa piantagione mi dicono: ma guarda che forse spruzzano degli agenti chimici che non fanno bene, e mi faccio delle domande sulle banane che mangiavo, non è che divento no banana immediatamente, divento una persona che si fa delle domande sulle banane, ma noi ci dobbiamo riappropriare anche di queste domande, cioè il nostro comunicato ha l'obiettivo di avvicinare altri professionisti come noi a questa voce per segnalare questo allarme, ma nello stesso tempo vuole avvicinare anche le persone, cioè informiamoci, stiamo compatti e non dobbiamo avere paura, perché la paura ci rende spaventosamente irrazionali e violenti. Guarda, Questa è un'evidenza. sul modo in cui i media hanno pompato la paura, ci sarà da discutere secondo me per anni, perché secondo me le motivazioni sono molteplici e gli input che arrivano ai media stessi per farlo sono diversi, alcuni sono interni loro, endogeni, altri sono esogeni. Ma comunque è una discussione che da sola meriterebbe appunto ore e ore di discussione. Io quello che mi sono sempre domandato, tutte le volte che sentivo pompare i numeri, pompare la paura, pompare la strategia del terrore, ovviamente io mi conoscete, quindi sapete benissimo quali sono i ragionamenti che faccio a monte, ma mi domandavo anche semplicemente dal punto di vista del cittadino più normale, perché non sarebbe stato possibile gestire la stessa esatta comunicazione, anche con gli stessi esatti dati, ma con l'accento sulla fiducia e non sulla paura. Infatti, qui riprendo un altro paragrafo che avete scritto voi e vorrei sentire un attimo Paolo su questo. Dove avete scritto: la comunicazione ufficiale non ha responsabilizzato i cittadini, ma ha utilizzato come mezzo di controllo comportamentale la paura, contagi, sanzione, minacce del prolungamento del periodo di emergenza. Cioè, siamo stati trattati come dei bambini incapaci di gestire le nostre responsabilità. Secondo te, da dove deriva questo atteggiamento da parte di chi ci governa? Allora, dare una risposta a questo non è semplice, non fa parte delle mie prerogative, anche se le mie idee me le sono formate, però è come se avessero un
utilizzato un compendio per lo scompenso psichico delle persone, nel senso che comunque sia la paura unita al senso di colpa, perché non si è usata la responsabilità, si è usato il senso di colpa, perché si è usata la divisione, nel senso che si sono messi i cittadini contro gli altri, si sono messi i controllori e i controllati, il senso dell'unzione. Certo che è verosimile che dando fiducia e senso di responsabilità alle persone, dandogli un senso di crescita, oltre che di speranza, le cose sarebbero state diverse. Nel senso che se a me giunge un segnale dove il mondo non ci sarà più, discordatevi quello che è stato ed è tutto colpa vostra perché non vi siete comportati bene, è un messaggio totalmente regressivo, perché si fa al bambino cattivo che viene educato male e che crescerà come uno psicopatico, nel senso che comunque sia il tipo di messaggio che non ti fa crescere, che non ti fa capire quali sono i tuoi strumenti per agire sulla vita, ma ti devi affidare, devi fare da buono e non devi fare il cattivo, perché altrimenti succederà qualcosa di terribile. In altri paesi hanno fatto qualcosa di molto simile, nel senso che in Svizzera, ad esempio, hanno responsabilizzato i cittadini, hanno dato dei consigli e i risultati sono stati diversi. Qua gli input che sono arrivati sono paura, terrore, scordatevi il mondo che era, perché non sarà più e ci vorrà tanto tempo, scordatevi il futuro. Sostanzialmente le persone hanno configurato, quelle più sensibili a uno sviluppo depressogeno, una sorta di doppio lutto, ovvero perdita del passato e perdita del futuro. Il passato com'era non ci sarà più, il futuro che vi immaginavate non ci sarà mai. E ovviamente... di fronte alla perdita di speranza e al senso di inaiutabilità uniti dal catalizzatore paura, ovviamente lo scompenso è facilmente derivabile, non è prevedibile in termini di profezia come quelle delle riaccensioni, ma sugli strumenti scientifici che noi nella nostra riflessione di anni e anni e anni abbiamo costituito sono degli outcome assolutamente derivabili. E veniamo quindi alle conseguenze che questo tipo di atteggiamento ha portato, che è la terza parte del vostro lavoro di analisi. Voi avete scritto: la natura umana è intrinsecamente relazionale e il nostro cervello si sviluppa solo grazie a relazioni di una certa natura. Le relazioni familiari quanto quelle sociali, per potersi strutturare ed evolvere, hanno bisogno di potersi appoggiare continuativamente a una presenza fisica e di poter essere vissute con fiducia e non con sospetto e con paura. Ogni surrogato tecnologico in tal senso sarà sempre deficitario. Silvia. Sì, allora sembra che ci siamo un po' dimenticati di questa nostra natura relazionale e che ci siamo anche un po' dimenticati che abbiamo una testa legata al corpo dal collo. Il fatto è che se noi non possiamo interagire con gli altri, con il nostro tessuto di relazioni e il tessuto sociale, noi abbiamo semplicemente delle possibilità in meno. Allora, l'altro giorno, mentre sfogliavo un libro di un medico che si occupa di pnei, ed è Nitamo Federico Montecucco, leggevo questa cosa molto interessante. Gli effetti della mancanza di contatto fisico, corporeo, dolce sono riassunti in importanti articoli pubblicati dal Touch Research Institute, University of Miami School of Medicine, in cui si evidenziano le relazioni rilevate statisticamente su ampi numeri di adolescenti in America tra la mancanza di contatto fisico affettivo positivo, la diminuzione di serotonina e l'aumento della rabbia e dell'aggressività. Quindi se noi non riusciamo ad interagire, ma con serenità con gli altri, qualche cosa dentro di noi cambia. A parte il fatto che si impoverisce, ma in un cervello in crescita non riesce nemmeno a svilupparsi, perché altrimenti non avremmo mandato fino ad ora i bambini a scuola a giocare con gli amichetti, li avremmo piazzati davanti ad un computer e li avremmo lasciati lì tutto il giorno. Quindi occorre veramente ritrovare delle basi molto semplici, umane, del nostro funzionamento cerebrale. Vorrei anche dire una cosa, che un individuo in cattività, costretto all'isolamento, che tema che abbiamo toccato prima,
è di natura portato ad una maggiore aggressività. E vorrei citare in 10 secondi degli esperimenti antichi, siamo negli anni 60, Henry Laborit, che dovremmo ritrovare, il quale aveva fatto tre semplicissime situazioni sperimentali. Aveva messo un topolino dentro una gabbia a prendersi delle scosse ogni tot, scosse che arrivavano dal pavimento. Che cosa succedeva? Il topolino non poteva scappare e si ammalava, ok? Quindi il virus, l'agente patogeno che passava di là, certamente se lo beccava e diciamo sviluppava una patologia. Lo stesso topolino nella seconda situazione sperimentale poteva invece scappare. Il topolino non si ammalava e stava benissimo. Siamo nell'ordine di una settimana a 10 giorni. Nella terza situazione sperimentale il topolino si doveva beccare tutte le scosse, ma c'era non solo un topolino, ce n'erano due. E indovinate un po' che cosa succedeva? Quando arrivava la scossa, i topolini iniziavano a darsela di santa ragione. È chiaro che quella lotta è totalmente inefficace, però permette all'individuo, al topolino in questo caso, di agire. Non pensiamo di essere molto diversi. Noi abbiamo bisogno di esprimere una nostra natura ed un'azione. E se questo lo trasponiamo ad un cervello in crescita, e sono i bambini piccoli, in età scolare, gli adolescenti, questa necessità è decuplicata, perché è proprio un bisogno necessario per crescere. Non può essere una soluzione quella di tapparci in casa, mascherarci. Sono anche nate delle bolle, tipo delle bocce dei pesci da mettersi in testa per non aver... Ma di che cosa stiamo parlando? Ma noi non possiamo mettere la natura umana, tutti gli studi di psicologia, pedagogia, fino a ieri eravamo tutti pedagogisti, tutti per i diritti e la tutela dei minori, adesso ci stiamo dimenticando tutti. Non possiamo mettere questi studi qua accanto alle favole per i bambini, per carità del cielo. Cioè, utilizziamoli e non dimentichiamocelo. Fra l'altro c'è un problema doppio, cioè il bambino non solo c'è la carenza di affettività dalla mancanza di contatto fisico, ma c'è anche, come scrivete giustamente voi, instillare nelle persone, ancora più nei bambini, il timore di un nemico invisibile di cui il prossimo può essere portatore, equivale a impoverire o annichilire ogni possibilità di crescita, scambio, arricchimento. Equivale, in sostanza, a cancellare ogni possibilità di vita intensa e felice. Paolo, cioè, stiamo dicendo delle cose che sono veramente importanti e tragiche. Io continuo ad immaginare ai primi di settembre, quando ricomincerà la scuola, questi bambini ai quali viene instillato il concetto «Marco, non ti puoi avvicinare a Piero». Ma cosa può succedere nella testa di un bambino che va a scuola per il primo giorno di scuola e invece di comunicare, di socializzare, di fare amicizia, di fare la lotta, di giocare, di scappare, eccetera, eccetera, gli viene detto non avvicinarti al tuo simile. Cosa può succedere, Paolo, nella testa di un bambino a quell'età? È terrificante, anche perché, come detto precedentemente, larga parte dei genitori non sono in grado di far scorrere la realtà attraverso i propri occhi la realtà al bambino, nel senso che la serenità non è neppure dei genitori, per cui il bambino al bambino viene inoculata principalmente paura. La paura genera il nemico invisibile e il nemico invisibile deve essere visibilizzato, nel senso che questo crea ulteriori pregiudizi nei confronti di quelli che non portano la mascherina, oppure quelli che vivono in quella casa e si abbracciano, eccetera, crea ulteriori divisioni. Le divisioni che cosa possono determinare? Determinano quello che ha detto Silvia in precedenza, ovvero i topolini in due nella gabbia, di fronte alla situazione terribile, captivus, come si diceva in latino, significa prigioniero, no? Scatenano la loro aggressività verso di loro, per cui anche per il bambino la costruzione dell'altro da sé, come viene detto in psicologia analitica, è totalmente condizionata da un senso di paura, di paranoia, che significa proprio la conoscenza attraverso una sorta di processo parallelo alla conoscenza, quando la conoscenza è distorta da un pregiudizio. In questo caso c'è un pregiudizio che è naturale, che è legato alla paura di ammalarsi, la paura di essere a contatto con delle persone che sono cattive, perché purtroppo la divisione è stata molto forte. E in questo credo che, non dico che sia stato
tutto, però si è cercato di dividere quelli che dicevano le cose giuste da quelli che dicevano le cose cattive, quelli che andavano a fare la movida da quelli che invece se ne stavano a casa. Si può uscire, però chi esce in realtà è cattivo. La comunicazione è stata una comunicazione di stampo paternalistico, ma da un padre che non sa fare bene il suo lavoro. Sentendo A meno. un comunicato degli esperti, più di un mese fa, mi è capitato di sentire un medico che diceva: ma per i bambini non ci sarà assolutamente alcun problema. D'altronde, basta che i genitori siano sereni, riescano a trasmettergli cose positive, i bambini saranno sereni come i loro genitori. Ah, e questo proprio ci fa comprendere quanto sia stata sottovalutata in maniera drammatica la potenzialità patoplastica di questa situazione nei confronti dei bambini, per non dire degli adulti, perché trovare genitori che si trovano di fronte alla situazione, non so cosa dargli da mangiare, sono terrorizzato del fatto che si ammali, non so cosa sarà domani, diciamo che è utopistico, è riduttivo. No, beh, chi è che ha detto questa cretinata? Uno psicologo? Un pediatra, era un pediatra dello staff degli esperti. Certo. Quando facevano il solito resoconto delle 6. Questi sono gli esperti che noi paghiamo pure magari profumatamente per far parte della task force, o no? Esatto. Fantastico. Silvia, voi avete fatto nel documento, avete presentato anche delle possibili soluzioni, cioè non vi siete limitati all'analisi. Puoi riassumerci, intanto ovviamente ci si augura che il maggior numero possibile di psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, da cui giustissima la sigla PSI, si vogliano unire al vostro sito, al vostro comunicato, perché più sarete ovviamente più avrete peso. Come si potrebbe fare a ribaltare questa situazione a questo punto? Allora, innanzitutto, come la clinica ci suggerisce, la salute mentale si può ottenere laddove manca attraverso un'informazione pluralistica, tanto per iniziare, quindi un'informazione che possa veramente nascere da sforzi concertati tra vari esperti, anche esperti indipendenti, ed una comunicazione che possa essere quindi più efficace. La salute si ottiene con la consapevolezza, quindi lo sforzo di chi comunica dovrebbe essere proprio quello di concentrarsi su una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione, dove diventa fondamentale, ma questo non dal giorno del lockdown, questo da decenni lo stiamo dicendo, diventa fondamentale non solo parlare della patogenesi, ma anche della salute, di ciò che porta alla salute. Abbiamo visto persone tappate in casa a mangiare cose, zuccheri, roba indiscriminata, avere degli aumenti ponderali consistenti, cioè parlare anche di dieta, di come di come è utile per la salute, parlare di emozioni, parlare di un certo tipo di consapevolezza e tutto ciò che può promuovere la salute. Quindi la consapevolezza. Tra altre soluzioni c'è quello di fare ammenda. Mi dispiace proprio perché una persona sana mentalmente, quando sbaglia, non è che diciamo, ha fatto un danno irreversibile, però deve chiedere scusa, deve fare ammenda, deve andare a compensare quello che ha fatto. Sono stati fatti degli errori grossolani. Certo, lo possiamo comprendere, certo che lo possiamo comprendere, eravamo in una fase di emergenza, lo siamo ancora adesso, io questo non lo so, però gli errori che sono stati fatti dovrebbero essere ammessi, perché certi errori di comunicazione hanno comportato dei gravi scompensi nelle persone, quindi anche questo fa parte delle soluzioni. Una persona sana mentalmente si identifica con una persona che conosce
i suoi limiti, non è una persona perfetta, non è una persona che ha un curriculum vitae che chissà che cosa deve essere o dei galloni sull'uniforme. Una persona sana sa quali sono i suoi limiti, cerca di porre dei rimedi e cerca di lavorare per la salute degli altri. Noi sappiamo che quando un paziente inizia a dire io ho acquisito delle cose, adesso le metto a disposizione degli altri generosamente, altruisticamente, vuol dire che è guarito. È quello che dobbiamo fare tutti quanti noi, e quindi gli esperti fare il loro pezzo e i cittadini fare il loro, quindi dare un buon esempio, informarsi e rimanere soprattutto solidali gli uni con gli altri, perché se ci disgreghiamo, se il nostro tessuto sociale si disgrega, non abbiamo più nessuna possibilità. Si capisce che hai lasciato fuori hai detto i cittadini e gli specialisti, va benissimo. Hai lasciato fuori una piccolissima categoria che è assolutamente fondamentale, cioè quella dei giornalisti, perché sono loro che filtrano ciò che arriva dall'alto verso ciò che va verso il basso. Quindi è chiaro che se il messaggio non diventa tranquillizzante e propositivo a livello di mainstream, noi possiamo stare qui a raccontarcelo finché vogliamo, ma abbiamo individuato veramente la chiave del problema. Paolo, volevi aggiungere qualcosa su questo? No, certo, che un'informazione così monocromatica e imposta ovviamente non dà la possibilità di costituirsi delle alternative. Una delle cose che nello scompenso psichiatrico, soprattutto in quello depressivo, noi vediamo è l'incapacità di creare delle alternative dal nero. È tutto nero, niente può essere modificabile fino a che io non riesco ad attivare quelle che vengono dette le mie modalità di coping, ovvero per esempio incomincio a trovarmi delle alternative. Cioè potrebbe anche essere così, potrebbe essere che facendo in un modo differente riusciremo a superare questa cosa. Qua le alternative non vengono date. È tutto dello stesso colore, è tutto dello stesso impenetrabile nero che si erge come una cortina tappando completamente ogni forma di futuro ipotizzabile. E ogni volta che si intravede uno spiraglio viene immediatamente richiuso. E questo è terrificante, ma non solo dal punto di vista dell'informazione monocromatica, dal fatto che l'informazione comunque non dà la possibilità di trovare un messaggio coerente. Cioè, allora, cosa mi state dicendo? Cosa mi state dicendo del futuro? Che domani ci sarà il futuro? No, il futuro è tra un anno. No, ma addirittura il futuro potrebbe essere tra 5 anni. E sulla base di dati assolutamente profetici, perché non ci sono studi scientifici che dimostrano queste cose, ma questo è un altro paio di maniche, che vengono erogati in maniera assolutamente dissennata, perché come ho detto tutti gli strumenti per lo scompenso psichico, e lo stiamo vedendo nell'attività clinica di tutti i giorni in maniera drammatica, con un'esplosione di casi di depressione, di scompensi psicotici, di omicidi suicidi allargati. È normale, la gente di fronte a no future purtroppo non capisce più e ha difficoltà. Se noi forniamo un individuo la possibilità di scegliere tra delle alternative comportamentali, le valuta, questa è difficile, questa è difficilissima, questa è alla mia portata, ma comunque riesce a trovare un bandolo, così no. Tra l'altro, appunto, avevo saltato l'ultimo paragrafo, che è quello che riguarda invece proprio la situazione sociale economica, cioè c'è quella psicologica, ma poi c'è proprio anche quella economica. Voi avete scritto soluzioni, avete criticato in realtà, soluzioni economiche per famiglie e lavoratori disattese o concretizzate in modo non conforme rispetto alle promesse fatte, fomentano i timori, il disagio e l'ansia legata alla propria sopravvivenza. Un'ansia attanagliante, già drammaticamente presente e pervasiva nella vita di molte persone. Il senso di impotenza in merito aggrava la già precaria situazione psicologica, il tasso di suicidi rischia di aumentare esponenzialmente, generando problemi alla salute pubblica non certo inferiori a quelli legati a un virus. Io aggiungerei, anche se non sono psicologo, se mi permettete, aggiungerei anche un altro aspetto importante, che è quello della perdita, se qualcuno ce l'aveva ancora, e molti ce l'avevano ancora, della fiducia nelle istituzioni. Sì. Perché, Silvia, commenta pure. Sì, assolutamente, sarebbe davvero da aggiungere. Questa è
di tutti i giorni. Io sono docente di comunicazione e lavoro molto con le aziende e i piccoli esercizi commerciali, i medi, ma anche i grossi, si sono ritrovati in uno stato di disperazione, dove chiaramente quello che diceva Paolo, mi associo in pieno, dove il punto interrogativo è adesso che cosa facciamo, non ha trovato risposta. Allora, persone che non hanno da mangiare, non solo quindi nell'ambito del commercio, famiglie che non sanno più che cosa fare, che magari avevano già delle difficoltà prima. Allora, questo che cosa, cioè, a dove dobbiamo arrivare? Dobbiamo veramente arrivare ad andare in strada con le pentole perché non sappiamo più che cosa fare? Cioè, cosa ci possiamo aspettare di buono da una situazione del genere? Assolutamente niente. E la sfiducia è tanta. Guarda Massimo, ci stanno scrivendo un sacco di persone, oltre che ai nostri colleghi, anche delle persone che ci dicono, e sono, qualcuno è giornalista, molti sono insegnanti, molti sono cittadini, ci dicono, ma voi chi siete? Ci possiamo davvero fidare di voi? Ma questa è una domanda lecita, assolutamente lecita. Io non ti posso dire nient'altro che non che noi siamo un gruppo di professionisti che non ci stanno guadagnando niente da questa cosa qua, che non abbiamo finalità politiche e che abbiamo utilizzato le nostre reti informali per far sentire questa voce. Questo ti si può dire, però quel dubbio è giusto che venga, perché di chi mi posso fidare in questo momento lo so. Perché laddove c'è incoerenza e dove non c'è pluralità, perché la pluralità è fondamentale per incrementare lo stato di fiducia, laddove io devo avere paura di quello che dico perché chissà che cosa mi succede, la fiducia va veramente a ramengo. Bene, direi possiamo chiudere qui. Paolo, volevi aggiungere qualcosa? No, vorrei, se mi consenti, leggere un pezzo di una citazione di Erich Fromm, che potrebbe essere la chiosa per sintetizzare quello che noi effettivamente vogliamo mandare come messaggio. Sono delle parole che risalgono a circa 65 anni fa di uno dei più famosi psicologi moderni del nostro tempo. La nostra società occidentale, contemporanea, è contemporanea di 65 anni fa, ma è assolutamente modernissimo, nonostante il progresso materiale, intellettuale e politico, è sempre meno capace di condurre alla sanità mentale e tende a minare invece la sicurezza interiore, la felicità, la ragione, la capacità di amore nell'individuo. Tende a trasformarlo in un automa che paga il suo insuccesso di uomo con una sempre più grave infermità mentale, con la disperazione che si cela sotto la frenetica corsa al lavoro e al cosiddetto piacere. Questo per caso Sembra scritto oggi. era per caso il libro Essere o Avere di Erich Sì? Fromm. Mi ricordo anch'io di averlo letto non 65 anni fa quando fu scritto, ma l'avevo letto in gioventù, mi aveva colpito moltissimo questo libro, infatti. Bene, allora, concludendo, concludiamo ringraziandovi e ricordiamo ancora una volta il sito dove potete scaricare il comunicato. Ovviamente la richiesta o il suggerimento di farlo circolare è più che implicito. Il sito è scusate, https://comunicatopsi.org. Leggetelo comunque anche solo per voi perché è a me leggendolo proprio mi si sono chiarite moltissime cose, moltissime dubbi che avevo, moltissime zone d'ombra che avevo nel mio cervello e man mano che voi analizzate la situazione mi sono andati a posto moltissime questioni che avevo ancora non ben chiare. Quindi anche la sola lettura di questo documento secondo me è molto utile per ciascuno di noi. Poi in più ovviamente se raggiungerete un numero forte di colleghi che parteciperanno, che aderiranno a questa iniziativa, cercheremo magari di farla arrivare anche un pochino più in alto e cercare di farla arrivare fino alle soglie del nostro governo. Grazie mille Silvia, grazie Grazie Massimo. Paolo e Grazie arrivederci. Massimo. Un saluto a tutti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Arrivederci.